Piove, ma si gioca. Ci sono condizioni fantastiche per assistere a una partita divertente e spettacolare. Un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. 4-3-3 per loro oggi, con due attaccanti schierati in posizione defilata da ali. Assetto offensivo che putre. Palla in gioco. Attento qui il difensore che allontana. La mette in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Ci sarà rimessa laterale da buona posizione. Palla nuovamente in possesso. E sarà nuovamente rimessa con le mani. Assuma dunque l'azione d'attacco. Tifosi viola abituati a vedere all'opera grandi campioni con la maglia della propria squadra, da Socrates a Roberto Baggio fino a Rui Costa, senza dimenticare ovviamente Batigol. Gente che ha fatto sognare i tifosi della Fiorentina con gol e giocate. Guarda che ha lottato spesso e volentieri per le posizioni di vertice in campionato, soprattutto nella seconda metà degli anni 90. Apre il gioco. Occhio a Benassi. E possono ripartire. Prova a far partire il tiro. La sterzata verso il centro. Grande recupero. Occhio al pressing. La formazione ospite fatica molto a trovare la via del gol. Il loro attacco è ultimo nella voce appunto dei gol fatti. Il reparto avanzato è sicuramente il loro tallone d'Achille. Gli attaccanti faticano a trovare la via del gol, ma anche i compagni dovrebbero aiutarli un po'. Vediamo se crossa. Nessun problema per il portiere. Punta l'area. Efficace qui Granqvist che interrompe l'azione. Palla larga. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Ci mette il fisico. Biraghi. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Cambia nel fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. Boateng. Benassi. Murato dall'intervento del difensore. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Occhio a Benassi. Via Vieni. Tempo da lupi, pioggia incessante che può complicare la vita delle due squadre in campo. L'equilibrio delle formazioni è compromesso, Pier. Assisteremo più a lanci lunghi che a giocate palla a terra, viste le condizioni del campo. Si fa vedere Boateng. Occhio al traversone. Ecco Badel. Prova la botta. Palla in gioco. Recupera il pallone con un intervento facile. Ecco il tiro. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh? Fiamozzi. Ha spazio per andare. Crossa verso il centro. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Ci aspetta il calcio d'angolo. Cross verso il centro dell'area. Buono l'anticipo del difensore. Prova da fuori.
Conclusione potente e basta. Mira sballata e pallone che si è perso sul fondo. A sua parziale giustificazione va detto che era molto distante dalla porta, non ci ha fatto comunque un figurone, ecco. Palla girata sulla corsia. Biraghi. Badel. A spazio, prova. C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Si giocherà ancora per due minuti. Boateng. Può correre lungo la fascia. La mette in mezzo. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Comincia ora il secondo tempo. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Cross assolutamente da cancellare questo. Campionato di calcio a protagonista della prossima sfida. La Fiorentina giocherà in casa contro il Bologna. Match imperdibile, direi. Chi non sarà allo stadio potrà contare su di noi, sempre pronti a farvi compagnia con la telecronaca in diretta. Viene pressato. Occhio a Benas. Simeone! La Fiorentina ha conquistato questo calcio d'angolo. Pallone in mezzo. Attenta qui la difesa. Occhio al tiro. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Fiamozzi. Ecco Biabiani. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Occhio al pallone in mezzo. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Cristoforo. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto di come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Galleria è trasferta per loro, come sempre, in diretta su EA Sports. Pallone recuperato. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Un altro ottimo passaggio. Ancora un passaggio perfetto. Cristoforo. Giro palla infinito, ipnotico, per far muovere la difesa. Badel. Cerca la sovrapposizione. Boateng! Bravo il portiere, smetta il pericolo. Palla fuori e sarà calcio d'angolo per la Fiorentina. Cross verso il centro dell'area. Attento qui il difensore che allontana. Eric Pulgar. Prova la botta. Portiere che blocca senza problemi. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Posizione buona per il cross. L'uscita del portiere di pugno. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio.
Ecco il tiro. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Palla verso il centro dell'area. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Biraghi. Sentiamo da Matteo Barzaghi quanti minuti restano ancora da giocare. Altri 15 minuti al 90esimo, Pier. D'accordo, grazie intanto a Matteo Barzaghi. Comoda uscita del portiere. Pezzella. E sono gli ultimi minuti che potrebbero rivelarsi decisivi. Il pubblico spinge per trovare la vittoria. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Pericolo scampato, decisivo l'intervento, sarà corner. Occhio al tiro della bandierina. Grande il riflesso del portiere su questo colpo di testa. Ha evitato un gol sicuro. Punteggio ancora fermo sullo 0-0, a poco dal termine. Stefano, può essere un buon risultato in vista della prossima partita? Nel prossimo turno la Fiorentina giocherà contro il Bologna. Hanno giocato discretamente oggi, hanno tenuto testa agli avversari e lottato su ogni pallone. Questo risultato lascia ben sperare per il prossimo impegno. Fiamozzi. Si avvicina all'area. Via Biani. Può metterla in mezzo. Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Occhio alla botta. Andiamo da Matteo Barzaghi. Quanto manca, Matteo? Risultato di parità con l'arbitro.